a tutti ragazzi e ragazze, oggi andremo a cucire una fascia per capelli perché, visto e considerato che non possiamo andare dalla parrucchiera, c'è quasi per tutte noi, non dico tutte perché comunque le più giovani non hanno capelli bianchi, ma abbiamo una ricrescita dei capelli che è bruttissima. È pur vero che tutti ci dicono, ma tanto non uscite da casa, ma comunque davanti agli specchi ci passiamo ugualmente. Quindi andiamo a cucire questa fascia, veramente molto molto semplice. L'unica accortezza è che dovete utilizzare delle stoffe elastiche, non potete utilizzare quelle di cotone perché io ho fatto una prova con il cotone, rimane troppo rigido ed è fastidioso, quindi questa non, sicuramente andrà bene per una bambina, ma non va bene per noi. Allora, abbiamo bisogno di due rettangoli di stoffa delle dimensioni di 28 x 18, una più grande, e la più piccola invece di 8 centimetri per, adesso ve lo dico, per 25, 8 per 25. In più abbiamo bisogno di 16 centimetri circa di elastico, un elastico che è alto, io ho utilizzato questo da 2 centimetri e mezzo, ma va bene anche quello da 2 centimetri. Il primo passaggio che dobbiamo fare è quello di fare una cucitura di mezzo centimetro e mezzo centimetro, così, non so se riuscite a vedere, piegando la stoffa sul lato quello più lungo, prima mezzo centimetro e poi mezzo centimetro, e andare a fare una cucitura diritta. Se avete la macchina che fa il punto elastico sarebbe meglio, proprio perché questo tessuto avrà poi delle sollecitazioni. Se non lo avete, fate un punto diritto un pochino più lungo, in modo tale che avete la possibilità di far giocare il vostro filo e che non si spezzi nel momento in cui ve l'andate a mettere sui capelli. Ora io vado a cucire questo lato e l'altro lato e poi vediamo il prossimo passaggio. Una cosa importante, quando andiamo a fare i punti elastici, no? Dobbiamo cercare di evitare di tirare la stoffa in questa maniera, altrimenti si arriccerebbe. Quindi bisogna che lasciamo che la nostra macchina faccia il suo punto, ma senza essere condizionata, quindi deve camminare da sola, ok? Senza tirare né di qua e né di qua, altrimenti vi verrà tutto ondulato. Già un pochino lo farà perché tende proprio ad arricciare un po', però se noi non lo tiriamo rimarrà un punto abbastanza lineare. Ora lasciamo da parte la stoffa che abbiamo cucito, questa qui che abbiamo adesso fatto la cucitura, e andiamo a prendere l'altro pezzettino, quello più piccolo. Prendiamo questo pezzo di stoffa, lo pieghiamo a metà, così, e andiamo a fare una cucitura tutta dritta su il lato questo più lungo e poi lo andiamo a risvoltare. Qui, una volta che abbiamo fatto la nostra cucitura, andiamo a risvoltare il nostro tubolare. Queste maglie così elastiche sono facili da risvoltare in questa maniera, è un po' più difficile risvoltare i tessuti in cotone, quindi anche per questo fare le fasce con questi tessuti elasticizzati, oltre che è proprio la cosa sua, perché altrimenti se rimangono rigide non vengono bene, io l'ho già provato. Allora, a questo punto abbiamo questo nostro tubolare. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere l'elastico che abbiamo prima precedentemente tagliato, quello da 16 centimetri, inseriamo una spillina e andiamo ad inserire questo elastico all'interno del tubolare, cercando di metterlo in questa posizione. Vedete che la cucitura l'ho messa adesso in piatto davanti, non dovete metterlo dove c'era, come stava prima la cucitura, per così, ma dovete lasciare la cucitura a metà, lo girate e quindi inserite l'elastico all'interno
del tubolare, facendo in modo che rimanga la cucitura in questo verso. Ora io spingo la mia spillina dentro e la faccio camminare fino a far uscire l'elastico dall'altra parte. Allora, quando sarete arrivati con questo elastico, la parte finale dell'elastico, a questo punto qui, prendete uno spillo e fermatelo in modo tale da poter andare giù fino alla fine senza che l'elastico vi venga dietro. Ok? Quindi io sto camminando. Quando arrivo al punto in cui l'elastico sarà tutto dentro, prenderò una spilla. Pezzettino doveva entrare, vabbè, adesso lo spingo giù io di forza. Ok, prendo una spilla e fermo in modo tale da poter continuare a far camminare l'elastico all'interno del tubolare senza che questo mi venga dietro, altrimenti staremo tutta la quarantena a infilare l'elastico da una parte e farlo uscire dall'altra, che non mi sembra proprio una cosa divertente da fare. Ora io, per non mettere le mani davanti alla videocamera, sto facendo fatica, però è più semplice di quello che vedete. Una volta anche che l'elastico è uscito da quest'altro lato, qui, ecco qui, una volta che è arrivato l'elastico anche qui alla fine, metto lo spillo e posso togliere la mia spilla da paglia. Ora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare sia su questo lato che sull'altro una cucitura avanti e indietro, minimo 2-3 volte, in modo tale che l'elastico rimanga ben fermo e saldo all'interno anche quando avrà lo stesso sollecitazioni di questo genere, ok? Ora vado e faccio avanti, indietro, avanti e fermo, avanti, indietro, avanti e fermo. Allora, ora ci troviamo con il nostro tessuto, quello che abbiamo cucito prima, il rettangolo più grande, e questo con l'elastico. Che cosa dobbiamo fare? Allora, innanzitutto pieghiamo a metà il rettangolo, quello più grande. Una volta piegato a metà, prendiamo una spilla e ci segniamo il centro, sia sul lato che sull'altro. Poi ci mettiamo con il davanti, il diritto verso di noi, ok? Il diritto dell'elastico, che sarebbe questo dove non c'è la cucitura, ok? Quello dove c'è la cucitura è il rovescio, il diritto verso il basso, quindi diritto con diritto. Andiamo a vediamo se riesco a metterlo un po' meglio. Andiamo dove c'è lo spillo, posizioniamo il centro, prendiamo il nostro spillo, lo sfiliamo da sotto e lo mettiamo e fermiamo, ok? E così facciamo anche da quest'altra parte. Prendiamo sempre così, dove c'è lo spillo è il centro, noi mettiamo il centro dell'elastico, riprendiamo lo spillo e fermiamo. Ok? Ora cosa dobbiamo fare? Allora, adesso qui dovete stare solo attenti un attimo, ma è proprio semplice semplice. Allora, ci troviamo così. Vediamo se riesco a mettervelo a favore di camera. Allora, prendiamo questo angolo, lo pieghiamo a metà, ok? Dopodiché lo ripieghiamo a metà sopra all'elastico, ok? Stessa cosa di qua, metà, metà. E ci troveremo con un, diciamo, un panino di questa consistenza.
andiamo alla macchina e facciamo una cucitura avanti, una indietro, una avanti come abbiamo fatto per l'elastico, in modo tale da riuscire a fermare bene questo nostro panino. Andiamo a farlo anche da quest'altra parte. Prendiamo questo, piegato a metà e di nuovo a metà. Pieghiamo quest'altro lato, piegato a metà e di nuovo piegato a metà. E andiamo a cucire anche quest'altro lato. Ed ecco qui, una volta che abbiamo cucito, prendiamo il nostro elastico, lo tiriamo fuori, togliamo le spille ed ecco qua che la nostra fascia è cucita. Sotto c'è l'elastico, all'esterno non si vede niente, abbiamo il nostro elastico sotto, andiamo a provare su una testa di quelle di polistirolo e vediamo come sta. Andiamo a inserire la fascia nella testa di polistirolo, la tiriamo su ed ecco qua. Potete arricciarla, farla più stretta, la potete mettere così, la potete anche rimettere doppia all'interno, cioè poi decidete voi. Qui dietro c'è l'elastico che terrà, ovviamente si terrà dietro al collo, quindi la potete fare anche così tutta arricciata. Ma una cosa che vi volevo dire, che in questo periodo potrà esserci sicuramente utile, sarà quella di cucire appena sopra dove abbiamo qua l'attaccatura dell'elastico con la nostra fascia, di cucire un bottone che l'avevo messo qui. Adesso dove l'ho mandato a finire il bottone? Cucire un bottone qui e un bottone dall'altra parte e poi vi faccio vedere per che cosa servono. Allora, capelli coperti e per giunta, senza farci male alle orecchie, ecco a cosa servono i nostri bottoncini. Possiamo attaccare le nostre mascherine in questo periodo in cui dovremo tenerle per tante ore e quindi ci potrebbero dar fastidio alle orecchie. Chi ha i capelli più lunghi sicuramente sarà anche più carina esteticamente, però intanto abbiamo l'utilizzo della nostra mascherina, abbiamo le nostre orecchie salvaguardate dagli elastici che vengono tirati. E quindi sembra insomma una bella idea. Voi che dite? Ora vi saluto. Ciao a tutte ragazze e ragazzi.